Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. In questa puntata parleremo di una bloggata, il link lo trovate in descrizione al file di YouTube, intitolata Natural Climate Solution, più commenti all'ultimo report dell'IPCC, che però è del 2018. Allora, il Natural Climate Solution è una ricerca dove in pratica, che potete trovare sul mio blog, si dice che piante e suoli appunto assorbono già oggi circa il 20% delle emissioni di CO2 da attività antropiche, calcolate in CO2 equivalenti, includendo quindi anche le foreste. Questi ecosistemi naturali hanno la potenzialità per una larga azione addizionale di sequestro della CO2 per ridurre le emissioni di gas serra. Il paper di ricerca espone in modo dettagliato le azioni necessarie per applicare soluzioni naturali di controllo climatico efficaci e molto economiche per la loro implementazione, senza rischi sconosciuti rispetto ad altre opzioni. Le foreste e l'attività di riforestamento sono la migliore soluzione a basso costo per combattere il cambiamento climatico rispetto al costo d'abbattimento di una foresta per estrarne terreni agricoli. I benefici di una tale azione, oltre al mantenimento della biodiversità, sono il filtraggio dell'aria, delle acque ed un sostanziale miglioramento della qualità dei suoli. Nonostante l'idea di combattere il cambiamento climatico con azioni naturali sia la migliore idea possibile ed con un costo economico molto basso, vi sono purtroppo nel piano proposto dal paper di ricerca alcuni dubbi di fattibilità. Non è chiaro nello studio quali sforzi dovrebbero fare i vari continenti tra di loro e, considerando il diverso clima per ogni continente nel mondo, ed è diverso quindi anche lo sforzo possibile che ogni continente potrebbe fare rispetto ad un altro. Ad esempio, l'Africa ha un'enorme area inutilizzata dai deserti del Sahara e del Kalahari, che sono in allargamento, e anche diciamo le savane secche si stanno espandendo, quindi quelle sono zone che difficilmente il rimboschimento sarà possibile. Forse i maggiori sforzi dovrebbero essere fatti dal Nord America e dal Sud America, dato che l'Europa è un continente già fortemente urbanizzato e l'Africa appunto ha due enormi aree vuote a causa dei deserti assieme all'Australia. Tuttavia attualmente il Nord America sta distruggendo parti delle sue aree applicando tecniche di shale gas, shale oil, oltre all'estrazione di greggio dalle sabbie bituminose, tutte aree che avrebbero dovuto essere rimboscate ma che invece oggi sono soggette ad un altro sfruttamento. La stessa cosa potremmo parlare del Sud America con le politiche dell'orso mago che decide di dare fuoco all'Amazzonia per produrre animali da allevamento, bovini, essenzialmente carne da esportare in Cina. In prospettiva, il cambiamento climatico implica dilatazione dei deserti, tornado, uragani e danni da eventi meteorologici estremi, frane ed alluvioni ed innalzamento del livello del mare con allagamento di acque salmastre e riduzione di stock idrici di acqua dolce, massive migrazioni dalla costa verso l'interno a causa dell'innalzamento del livello del mare. Difficile conciliare politiche di rimboschimento quando tali danni cresceranno di intensità. La sovrappopolazione planetaria implica maggiori necessità di cibo, quindi interessi al disboscamento per uso del suolo per coltivazioni agricole. Le metropoli in crescita necessiteranno di energia e centrali elettriche, e questo sarà particolarmente vero in continenti molto popolati del secondo mondo e anche in quelli in terzo mondo in via di sviluppo, se prenderanno in modo più rapido la via dello sviluppo.
Come sarà possibile persuadere tali governi a praticare il rimboschimento piuttosto che l'abbattimento delle foreste? La riforestazione naturale non cattura il metano rilasciato con positive feedback in Siberia per lo scongelamento del permafrost e degli idrati di metano. Per tale soluzione occorrono tecnologie specifiche che attualmente l'umanità non dispone. C'è poi nel link della bloggata i commenti Splat, la terra alla febbre, primi commenti al nuovo report IPCC del 2018. La registrazione del fire è del 9 novembre 2018. Ok, per questa puntata abbiamo finito. Un saluto, ciao.